L'uccisione di Haniyeh a Teheran rappresenta un grave imbarazzo per la Repubblica Islamica dell'Iran. Le forze di sicurezza e l'intelligence non sono riuscite a proteggere un alto dignitario straniero, un alleato del fronte della resistenza, proprio nel giorno dell'inaugurazione del nuovo presidente Pezeshkian, e questo ha portato la guida a lanciare un monito attraverso i canali social, sostenendo che l'Iran risponderà a quella che considera una violazione della propria sovranità nazionale, quindi un atto di guerra. L'eliminazione mirata di Ismail Haniyeh, il leader di Hamas, avvenuta ieri notte a Teheran, mette in rilievo l'apparenza strutturale della sicurezza e dell'intelligence da parte della Repubblica Islamica, riaccredita il sistema di intelligence israeliano che dopo il 7 ottobre era entrato in una situazione di crisi, mette in luce la carenza della Cina nel mediare quello che stava cercando di fare in Medio Oriente. Potenzia fortemente l'alleanza futura tra Trump e Netanyahu e porta a un'estate molto calda, un'escalation fortissima che dovremmo vedere. È un colpo grosso a ogni tentativo che si stava cercando di fare in questi giorni di vedere, di trovare il modo per porre termine alla difficilissima crisi in quell'area. È il momento più che mai di dar prova nelle capitali occidentali, ma soprattutto nelle capitali della regione, di far ragionare i cervelli e di muoversi più con il cervello che con il cuore.